Ciao a tutti, oggi qualche consiglio per imparare a cantare come Ariana Grande. La voce di Ariana Grande è melodiosa e aggraziata e copre un'estensione di circa 4 ottave, il cui punto di forza è senza dubbio quello della voce mista. Quindi queste note alte in voce mista prese senza sforzo e con grandissima precisione. Precisione che mantiene anche nei vocalizzi più articolati, nei vocalizzi più complessi, dove dimostra un ottimo controllo e una grandissima agilità. Ed ecco quattro punti interessanti che caratterizzano la vocalità di Ariana. Quando canta non si leggono sul suo volto segni di sforzo. La bocca si apre verticalmente e la mandibola è visibilmente rilassata. Vi faccio un esempio dal pezzo Love Me Harder. You gotta, 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 gotta to love me harder. Quindi il punto 1 è cantare senza tensioni, rilassando la mandibola. La sua voce viene spesso comparata a quella della grande Mariah Carey e Ariana, onorata del paragone, non ha mai negato di esserne stata fortemente influenzata. Le somiglianze in effetti ci sono, come Mariah canta anche lei nel registro di fischio, per vocalizzi anche articolati e complessi. Io ho preso un esempio dal pezzo Baby Eye. Non ti devi spaventare, non era un richiamo, era solo un fischio, eh? Quindi il punto 2 è cantare e vocalizzare nel registro di fischio. Sempre come Mariah, fa largo utilizzo della voce di testa soffiata, sia nelle armonizzazioni, quindi per i cori, che nelle parti principali, per vocalizzi e abbellimenti. Oppure la alterna con una voce di petto più definita, quasi parlata, per cercare di creare volutamente dei contrasti. Per esempio, nella frase If you just let me del pezzo Love Me Harder, potete notare come solo la parola you sia cantata in voce di testa soffiata, mentre le altre siano cantate con un suono più parlato di petto. If you just let me, if you just let me. Quindi il punto 3 è usare una voce di testa molto soffiata per vocalizzi e abbellimenti oppure per creare volutamente dei contrasti. E ora veniamo alle note basse. Anche in questa parte della sua voce Ariana sceglie un suono soffiato, ma questa volta con un timbro più scuro, quindi con una laringe più bassa. E come facciamo a scurire il timbro, quindi a trovare questa posizione della laringe più bassa? Dobbiamo usare degli stratagemmi. Uno di questi può essere quello di simulare uno sbadiglio. Prendiamo un esempio da One Last Time. And I know, and I know, and I know she gives you everything, my boy, I couldn't give it to you. And I know, and I know, and I know she gives you everything, my boy, I couldn't give it to you. Quindi il punto 4 è scurire il timbro sulle note basse, abbassando leggermente la laringe e mantenendo un suono soffiato. Bene, ci siamo fatti ispirare dalla vocalità di Ariana Grande con qualche suggerimento e qualche consiglio che spero vi sia stato utile. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Cantante e attrice americana, debutta a Brooklyn a soli 12 anni. Sì. Questa sembra una deficiente, lo rifarei. Ciao! No? Con un musical per poi diventare fa largo uso del registro di... No, non mi piace.